Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a truccarci con un po' di novità che non ho avuto modo di provare. Novità per me, nel senso che le sto provando le prime volte, se non la prima volta, insieme a voi. Ho un po' di residui di extension ciglia, ho fatto l'extension alle ciglia i primi di agosto. Scusate, tutti i baby hair ve li sorbirete per tutto il video, perché ho i capelli ultra puliti e quindi rimangono così. Dopo li scioglieremo a fine trucco e quindi non voglio mettere lacca. Iniziamo dagli occhi e iniziamo con questo nuovo correttore di Clinique, che è il Line Smoothing Concealer nella tonalità 02 Light. Vado ad applicarlo come base ombretto, dopodiché utilizzeremo le nuove palette che mi ha inviato Pixie. Ok, la nostra tela è pronta. Questo correttore l'ho già usato un paio di volte e mi piace molto, spoiler, perché non rimane secco, ma neanche quell'effetto bagnato, un ticcio. Si asciuga e rimane morbido, elastico, quindi mi piace molto. Andremo a utilizzare la palette di Pixie più Tina Young. Però ho ritrovato, perché non lo trovavo più, l'ombretto liquido di Rimmel. Quindi, siccome sono curiosa come una scimmia, voglio provare questo ombretto liquido e lo metteremo come transizione. Ma no, vabbè, questo qui è il Wonder Cloud All Day Wear Soft Shadow, quindi è modulabile a lunga durata di Rimmel. Andiamo a sfumarlo, cioè è quasi invisibile, direi che è invisibile. Cioè si vede veramente pochissimo. Andiamo da questo lato, proprio lo metto in modo abbondante. Sì, è molto 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 leggero. Questa colorazione è la 04 Spiced Petal, però devo dire che quasi non si vede. Ok, epic fail. Allora, quindi apriamo questa palette e direi di andare con questo colore, questo beigeolino qui, usarlo sempre nella transizione nell'angolo esterno. Ho lavato i pennelli, quindi mi sto truccando con dei pennelli totalmente a caso perché gli altri si stanno asciugando. Si vede già molto di più, molto più pigmentato. Si sfuma benissimo anche con questo pennello piatto che non va bene per sfumare, ma noi lo facciamo andare bene lo stesso. Questa palette ha questa gamma cromatica molto varia, questa fredda e poi si sviluppa su tonalità calde. Ha alcuni shimmer e adesso proviamo qualcosa insieme. Vado con questo scurissimo, proviamolo. E lo mettiamo qui. Allora, devo dire che lo scuro non ha quella pigmentazione che mi aspettavo. Ora lo sto appoggiando in modo abbondante anche, però non c'è quella pigmentazione che piace a me, che è super coprente, molto, diciamo, adatto magari a chi ha le prime armi con le sfumature, assolutamente sì. Lo sfumo un po' con un altro pennello. Provo a cambiare pennello, ma non cambia la situazione, quindi rimane comunque piuttosto sheer. Vado a mettergli sopra un pochino di questo terracotta, così da renderlo un po' più caldo. Diciamo che non mi fa impazzire poi sull'occhio, pensavo meglio. E questa è la situazione che non mi fa gridare al miracolo. Ora, sulla palpebra mobile mettiamo questo colore qui,
vediamo col dito cosa ci dice. Molto bello, molto molto bello, bellissimo. È un aranciato coralloso metallizzato, scusate la descrizione. È anche molto vellutato al tatto, bellissimo questo. Ora prendo un pennellino piccolo e nella parte interna andiamo con qualcosa di più chiaro per illuminare. Prendiamo questo che è metallizzato anche lui e lo portiamo nella prima parte. Wow, beh, gli shimmer devo dire che sono molto luminosi e non vanno a enfatizzare le rughette perché sono, hanno un finish piuttosto satinato, non troppo glitteroso, quindi non vanno a invecchiare la palpebra. Vi swatcho qualche colore freddo. Questi sono più o meno i colori freddi che ci sono nell'ultima fila che vi ho fatto vedere. Non mi fanno impazzire. Rimangono molto vellutati ma non carichi di pigmento. Ecco, con gli occhi ci fermiamo qui. Passiamo alla base e andiamo ad applicare solo sulla skincare, quindi non ho applicato primer, il Glowish Multi Dew Skin Tint di Huda Beauty. Questa è la colorazione 05 medium e l'ho comprata con l'idea di usarla da abbronzata, però l'ho presa alla cieca perché non ero ancora abbronzata, quindi auguriamoci che sia della tonalità più o meno giusta. Federica, fai sempre delle cose geniali proprio. Va bene, andiamo a provarlo insieme sulla pelle. Lo stendo con questo pennello non troppo grosso, faccio due pump. Forse un filino chiaro, no, forse giusto. Andiamo a stenderlo. Allora, l'ho già utilizzato una volta, è leggermente più chiaro, l'ho già utilizzato una volta e non è sottile, è un prodotto che comunque si percepisce sulla pelle, è molto luminoso però ha anche un po' di coprenza, quindi non è super sottile, è un po' pastoso, molto luminoso. Poi ovviamente la luminosità si va a smorzare applicando la cipria, quindi ci sta, secondo me, che sia così luminoso. Andiamo a stenderlo bene. Ok, con una spugnetta umida a questo punto vado a tamponare per rimuovere eventuali eccessi di prodotto e ripeto, non mi dispiace in sé per sé come prodotto, però si sente e soprattutto se avete la pelle unta non aiuta, ecco. Ovviamente poi ci dovremo illuminare anche il décolleté perché il viso è abbastanza luminoso. Ovviamente l'illuminante tende a evidenziare la texture della pelle, però sinceramente non mi dà fastidio, non lo trovo così esagerato. Ovviamente è un prodotto presente, quindi se cercate qualcosa zero spessore, molto confortevole, no, si sente, però il finish non mi dispiace, anche perché adesso andrà mitigato comunque dalla cipria. Andiamo a mettere un pochino di correttore, così come lo metteva mia mamma negli anni 90, oggi mi gira così. Vado con la spugnetta perché il correttore è un pochino chiaro, quindi lo stendo sempre con la spugnetta umida. Ok, questo è il finish del correttore fondotinta non settati, ve lo faccio vedere da vicino. Andiamo a settare adesso e andiamo ad utilizzare la palette di Pixi più Promise, scusate se non pronuncio correttamente, e questa è una bellissima palette che io volevo, speriamo che non ci deluda, è Shapeshift Palette Sculptor e ha ha diverse cialde più due cialde luminose, all'interno ha cialde di cipria, di bronzer e di contour. Andiamo un po' a mixare e settare tutto. Allora, come prima cosa prendo un pennellone
gigante e userei anche questa come cipria, visto il mio colore. Ne prendo poca, scarico. No, è un po' scura, fatto bene metterla qui, mi va già a fare un po' di contour, bel pigmento. Ora prendo questa più chiara e vado un po' a settare. Prendo il pennello di Cimatti per Cosmify, che per le ciprie è la vita, e vado a settare il contorno occhi. Wow, discreta. Ok, questo è il la situazione fissata con la cipria, direi molto meglio. Vado a scolpire il viso con le polveri. Allora, prendiamo un po' di questa freddina neutra sotto e andiamo a scolpire la parte alta. Bellissima questa palette, l'avrei comprata, stavo per comprarla perché la guardavo da un po', poi ha un prezzo secondo me abbastanza giusto. Peraltro su Look Fantastic col mio codice donna qualunque avete lo sconto su queste palette di Pixi. Quella occhi non la comprerei, sincera, questa mi sta piacendo parecchio, anche perché ha tanti colori. Quando andare a utilizzare magari per il naso qualcosa di più chiaro, per lo zigomo qualcosa di più scuro, o mixarle addirittura le cialde, mi piace perché comunque poi copre tutto l'anno in quanto ha diverse colorazioni. E una di queste, questo palettone costa quanto più o meno una polvere singola di altri brand, quindi per me ci sta, siamo sulle 20 e qualcosa euro. Ho anche questa palette che è tutta illuminanti, anche se questi sembrano blush, però sono molto molto chiari, swatchati, quindi utilizziamo questa perché secondo me se dovessi acquistarla andrei su questa, anche se questa ha tutti i colori di illuminanti all'interno praticamente. Magari utilizzeremo, vi faccio vedere un po' questi qua, questo qua più scuro da utilizzare come blush, anche se ho la pelle scura e sicuramente sarà un fail. Allora, come illuminante qui forse si pecca un attimino, prendo questo più chiaro perché l'altro è proprio per dark skin, secondo me è quasi oro, e sulla mia carnagione questo forse tende un po' a sbiancare. Bene, metto pochissimo, bello, no dai, carino. Ovviamente dopo aver messo il fondo di Huda, ok, molto carino, come sono luminosa. Questa palette aggiungere al carrello. Ora, siccome sono come San Tommaso, andiamo a provare questa, che è la Pixi più Makeup by Denise Mind Your Own Glow Find Light. Qui se volete 9 illuminanti ce li avete giganti in una palette unica. Come potete notare, i più scuri li ho swatchati per dirvi quello che vi ho detto poco fa, che sono troppo chiari a mio avviso. Però noi ci proviamo lo stesso. Prendo un po' di questo. Si vede! E lo uso come blush, però mamma mia, troppo. Cioè, sono diventata ancora una patatina fritta. Allora, questi li potete utilizzare come blush illuminanti, perché non sono luminosi, sono proprio illuminanti, blush illuminanti se avete la pelle molto molto chiara, quindi potete azzardare questa palette, però sono proprio illuminanti. Verità, per verità, l'unica palette che salvo è quella. Allora, gli occhi come li finisco? Vado a mettere un filo di eyeliner e un goccio di mascara nella rima inferiore, quindi molto molto semplicemente. Poi ci vediamo per la palette labbra. Ok, eccomi, finiamo con Pixi più Louise Raw. Questa è una palette di rossetti barra blush cremosi, quindi può essere usata in tutte e due le modalità. All'interno troviamo veramente tantissimi colori, dai più nude ai più rossi, rosati, eccetera eccetera. Ideale per le makeup artist, per chi adora i rossetti,
se dovessi comprare una palette del genere, contando che io ho tantissimi rossetti, probabilmente non l'acquisterei. Però per chi magari non ha spazio e vuole tutto in uno, parlo di rossetti cremosi, quindi non a lunga tenuta, si può valutare come spesa. Io vado a ad applicare questo colore, proviamolo insieme, sperando che non sia troppo chiaro, sulle labbra. Ok, è molto chiaro, però molto bello, quando sarò meno abbronzata. Andiamo col marroncino un po' più scuro, e devo dire che hanno una bella coprenza. Sì, questo è meglio. Mi dava l'idea appena ricevuta un po' di quelle palettine delle bambole. Invece devo dire che effettivamente per un make-up artist o per chi comunque non ha spazio appunto e vuole tutto in uno, potrebbe essere un'idea comoda. Ok, la morte sua sarebbe stato un filo di matita marrone come contorno labbra, però ci accontentiamo. Adesso volevo utilizzare con una sponge, ne volevo provare uno come blush. Provo con questo, raga. Cioè, questo qui che è rosso, rosso. Vediamo. Sì, con una spugnetta umida possono andare anche come blush. Però non lo so, io li utilizzerei solo come rossetti, l'idea di impastarli troppo non mi piace. Ok, ho bordato proprio in modo molto leggero il rossetto con la matita di Astra numero 34, la Lip Pencil numero 34. Questo è il risultato finale. Devo dire che probabilmente ricomprerei per testardaggine il Glowish di Huda, perché comunque lo trovo un prodotto particolare, però probabilmente non piacerebbe a nessuna di voi, mettiamola così. È un illuminante molto cremoso, molto pastoso, un fondotinta ma molto illuminante, molto cremoso, molto pastoso, denso e presente. Questo è. In totale però l'effetto che lascia mi piace, di questa luminosità. Ovvio, se si va poi a sudare bisogna vedere che patatina fritta insomma si diventa, specialmente per chi ha la pelle grassa. Per quanto riguarda le palette, quella dei rossetti ve l'ho appena detto, mi piace tantissimo. Questa qui veramente l'avrei comprata e avrei fatto bene. Per quanto riguarda le altre palette, io personalmente non le acquisterei, ma questa sì. Detto ciò, per quanto riguarda anche il correttore di Clinique, devo dire che mi piace, l'ho già usato altre volte, mi trovo molto bene. Questo è il risultato, vi faccio vedere il make-up un po' più da vicino. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un like, io vi ringrazio per essere stata in mia compagnia. Come sempre vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.